Ok, bella a tutti ragazzi, sono Anchisius e oggi siamo su Minecraft. Ok, tipo ve lo sto dicendo da 87 episodi e sono usciti solo 4. No, anzi 3, questo è il quarto. E oggi si può finalmente andare in miniera. Le scale ne dovrò fare abbastanza tante perché scenderò parecchio in basso. Ah cavolo, è vero, devo fare prima gli stick. Sono scemo. Allora. No, devi fare, ecco, perfetto. Fammi tutti sti stick e un po', non tutti, tipo ne faccio degli altri dopo, già capito. 41, io spererei che bastino 41 scale per tornare su, spero tanto, cioè. Allora, eccoli qua, 8 lingotti d'oro, lingotti di ferro, buonanotte, a me. Allora, ci facciamo. Innanzitutto un piccone di ferro, così possiamo già scavare il e cosa non ho preso il pietrisco, che è il pietrisco, capito, portiamocelo dietro, va. E me ne fai due di piccoli così, perché tanto uno mi sta per andare a quel paese. Prendiamo ancora i lingotti. Purtroppo ho spazio solo per uno. E si fa così. Ecco, perfetto. Mi sono fatto già anche un secchio. Pronto per le evenienze. Che riempiremo probabilmente d'acqua, perché mi servirà l'acqua. Qua, ricordavate, avevamo torcificato tutto. Ed è proprio da qua che partiremo. Io ho messo via la pala, mi serve effettivamente. Mettiamo via il posto dell'accetto. E partiremo a scavare da qua fino a raggiungere, se non sono male le cose, ecco, perfetto. Con se aprite F3, non chiedetemi cos'è il grafico alla mia destra, sì, ok, anche le coordinate x, y e z, siamo a x 94,7 bla bla bla. A me interessa y, se io scavo, adesso proviamo un attimo, non lo so neanche io, se io scavo di un blocco, y scende di 1. Noi in questo modo dobbiamo arrivare fino a 12, il fatidico livello 12. Dobbiamo anche allargare un po' la piattaforma, quindi scaviamo di, ecco, così basta. No, ancora un attimino. Ok, iniziamo ad allargarci anche in questo modo. Anzi, allarghiamoci subito al colpino qua. Ok, perfetto. Iniziamo pian piano a scavare. Ci mettiamo al centro però a scavare. Perché al centro? Perché in questo modo, finché io non scavo tutti i blocchi, non cado. Vedete? Io posso scavare tutti i blocchi, ma non cado. Io non ero al centro però. Quindi continuiamo così fino al livello 12. Qua devo usare la pala però. E ce ne vorrà un bel po'. Io faccio così perché in questo modo posso trovare materiali. Prima cosa, mi faccio un bel po' di pietrisco perché probabilmente nei prossimi episodi andremo anche a costruirci un fantastico mob spawner. Questo per cui, questo per chi non lo sa, anche se siete in pochi a non saperlo, lo so, ma io comunque ve lo dico. I mob e i materiali, quando cuocete dei materiali, quando fate accoppiare degli animali, quando uccidete dei mob, vi viene data dall'esperienza. L'esperienza vi serve per incantare le armi. Ok, siamo ancora all'inizio qua, alla grande, cioè io non mi posso permettere di incantare mai niente perché mi servirebbe innanzitutto il diamante ed è esploso anche il secondo piccone, bene, però siamo a livello 26, quindi stiamo arrivando verso il livello 12. Oh, bene, questo è quello che volevo trovare. Ok, cosa devo spaccare con la spada? Iniziamo a trovare i primi materiali un po' più preziosi, diciamo così. Questo è oro, ragazzi. Con l'oro non ci si fa una buona armatura, quanto ne so io. Meno così. Ho capito dai video che ho visto. Però in compenso iniziamo a trovare un materiale abbastanza prezioso. E ce n'è anche parecchio. Non ho trovato il carbone, però in compenso ho trovato l'oro. Poi una volta che arriveremo al livello 12, facciamo una piccola base, cioè io infatti, se avete visto, dovrei avere una chest
e due fornaci in modo da poter depositare magari gli oggetti più preziosi prima di arrivare in miniera. Ecco, non pensate che se uno arriva al 12 boom, trova i diamanti, cioè proprio non penso proprio. Togliamocelo dalla testa, non mi pare proprio possibile. E siamo al livello 12. Qua intanto ho messo un bottolo, perché? Perché da qua ci sono le scale che portano giù la mia miniera. E oggi inoltre verrà svelato a cosa serve quel maledetto cono che abbiamo fatto da tutto l'inizio del gioco, che si è? Ma, misteri, non ho capito niente. Allora, io spero solo di... Allora, intanto qua ho trovato, allargando, intanto qua ho messo le fornaci, ho fatto cuocere gli ingotti che, porca miseria, non posso più lasciarli lì adesso, poi pazienza. Qua intanto prendo la redstone, che è pietra rossa, chiamatela come volete e come vi pare, col piccone di ferro, ragazzi, perché sennò non ve la droppa. Dobbiamo mettere il secchio d'acqua qua. No, ragazzi, non ho ancora fatto la fonte d'acqua infinita. Se per chi non sa cos'è una fonte d'acqua infinita, intendo dire un coso d'acqua di 2x2 che per riempirlo servono due secchi d'acqua. Praticamente, se prendete un secchio d'acqua da lì, non finisce l'acqua, cioè non si svuota, di poco la fonte, ma semplicemente l'acqua si rimette al suo posto. Vi farò vedere con più chiarezza cosa intendo. Ok, ragazzi, il momento tanto atteso è giunto, alla Batcaverna. Fail. E come stavo dicendo, io spero tanto che funzioni. Alla Batcaverna. Madonna santa, ha funzionato. Sia ringraziato Gesù che ha inventato l'acqua, che non mi fa capire. Ok, quindi tutta questa cosa sarebbe la mia discesa rapida per la miniera, che è abbastanza rapida effettivamente. Ok, quindi iniziamo a scavare. Vi ricordo che siamo venuti qua per il carbone, per il ferro, per i diamanti, per tutto quello che possiamo trovare. Oh! E troviamo un dungeon! Ok! Oddio, ragazzi! Ragazzi, guardate che ho trovato! È veramente un dungeon! Di quelli seri questi! Crescentus, che... Ma... Come osi? Tu figlio di... Da dove è spuntato quello lì? Ecco, l'unico brutto di questi dungeon qua è che probabilmente andremo a finire per perderci. Oh, non lo rifare mai più. C'è anche uno scheletro lì. Brucia bastardo, credo. Ma no, troppi. E a lei cos'è? Fantastico, li picchio con... Ma sapete che... Facciamo tutti un passo indietro, calmi. No! Ragazzi, sto per ricrepare. Aiuto! Come faccio a bloccarli? Con la redstone! Ok, sono morti. Ecco, sono morto anch'io. Non ero mai morto fino adesso. Guarda un po' se devono arrivare sti spacca scatole. La mia roba? È tutta? Sì, più o meno. Cioè, penso di sì. Oh, sono certi. Due lingotti semi di zucca. No, non mi dico.
semi di zucca, che cavolo, ci faccio le zucche davvero. E poi con la neve posso farmi un pupazzo di neve, creeper. Ok, minaccia creeper dell'acqua. Un altro, ma che è? Non è un patriarca? No? Ecco. Allahu Akbar! I soliti dinamitardi. No, i ragni no. No, porca miseria. E ce l'ho attaccato. Eccolo lì. È quello velenoso. No, no, vai via. Ho trovato uno spawn di ragni, ragazzi. Che faccio, ragazzi? Lo spa? Sì, lo spacco, io non mi fido. Ecco, mi ha avvelenato. Ah no, ho già finito l'avvelenamento, quindi. Un altro ragno. Suscettibile! Guardate quanto va avanti questo dungeon. Ah, c'è bisogno di un ferro. Però adesso direi di tornare indietro da dove siamo venuti. Io sono venuto da qua, perfetto. Ok, ok. Qua, ecco qua, la cosa che devo fare subito è metterci una porta. Che se no mi continuerebbe ad entrare in mob. Quindi ho raccolto anche 15 rotaie, non male. Qua l'altro l'ho messo. Devo fare la porta. Quante cavolo di cose fai? Ok. Avevo anche altre tre torce. No, le tre torce le ho raccolte dopo. Così almeno si nota da che parte rientrare poi. Ok, ragazzi, come primo giro in miniera niente male. Ok, ragazzi, mi sono fatto un po' di materiali in quanto a ferro, carbone e via dicendo. Non male, perché ho anche fatto per un bel po' di lingotti d'oro. Adesso possiamo anche portarci di su. Qua sta finendo di fare il ferro, perfetto. Intanto mangiamo la carne macia, perché così almeno ancora un po' di vita, un po' di fame, un po' di vita. Ok, spero che vi sia piaciuta anche la discesa rapida che ho fatto io all'inizio, perché ci ho impiegato un bel po' per farla. Cioè, è praticamente dall'inizio della serie che sto cercando di fare la discesa rapida. Con ci fa lo zumba. È praticamente dall'inizio della serie che sto cercando di fare la discesa rapida e ci sono riuscito finalmente. I semi di zucca, ragazzi, sarà la prossima parte, facciamo la... Direi della prossima parte di fare la farm, perché abbiamo anche raccolto i semi di zucca, e potremmo fare anche il pupazzo di neve, che ne dite? Quante... Ma sei matto, 61 cordicelle! Ma mi faccio subito l'arco, io! Ma siamo impazziti! 61 cordicelle, buon arco. Quindi, se vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Ce l'ha fatta a seguirmi giù per di qua? Ok, sono venuti. Adesso apro il cancelletto e portami dentro. Dai. Sì.